Passiamo quindi la parola al segretario nazionale Tony Darè. Grazie, grazie, buonasera e complimenti naturalmente per questa straordinaria festa. Naturalmente questa sera abbiamo il ministro dell'immigrazione Marcato, quindi poi spiegherà lui le cose. Un grazie soprattutto ai nostri sindaci, perché sono quelli che sul territorio poi fanno barriera contro quello che è lo Stato, e lo Stato sul territorio si chiama prefetto. Allora, se noi andiamo al governo, una cosa da fare è quella di eliminare i prefetti, perché a comandare sul territorio devono essere i sindaci, il presidente di provincia, chiunque esso sia, ma uno che con il territorio e con il popolo del territorio ha da spartire la vita naturale, la vita di ogni giorno, perché non è possibile che sul nostro territorio arrivino gruppuscoli o grupponi da 200-300 persone di nulla facenti, i fancazzisti, perché questi non fanno niente se non ascoltare con le cuffiette, se non avere l'iPhone, l'ultimo naturalmente, perché noi no, non abbiamo l'ultimo, loro sì, avere le scarpette alla moda, vestiti alla moda. Allora è chiaro che se noi diamo all'Africa questa immagine e loro danno ai loro coetanei questa immagine, questi qua arriveranno sempre e comunque, ma arriveranno sempre e comunque perché c'è un governo del PD che, d'accordo con i grandi potentati mondiali, i banchieri, quelli che finanziano le guerre e non, li vanno a prendere grazie alla Marina Militare e ai guardiacoste, che anziché fare i guardiacoste fanno la costa crociere, perché dalla Libia li portano poi qua, e in Italia vengono scaricati poi su quelli che sono i sindaci e sul territorio, perché quando abbiamo queste persone, signori, non si vive più come prima. Queste orde che non lavorano e che si permettono di protestare se il cibo non è di loro gradimento, perché se il pollo non è cotto, perché questo succede, e buttano gli avanzi sulla spazzatura. Allora questo è un affronto per le persone venete che hanno sempre lavorato, e noi siamo terra di immigrati, di immigrazione. Noi, i nostri padri sono andati all'estero, si sono guadagnati da vivere andando nelle miniere del Belgio, non andando in giro a fare i delinquenti. Allora, se queste persone arrivano sul nostro territorio, il prefetto deve fare solo una cosa: identificare le persone, e se le persone hanno diritto e sono dei profughi, ospiti nostri, ma se sono dei turisti fai da te, un viaggio di aereo costa, per su qualsiasi parte dell'Africa, costa tra i 400 e i 600 euro, il costo di una settimana di permanenza di questi signori. Vengono spediti a casa con viaggio di ritorno e tante grazie, perché devono tornare a casa. Chi non è profugo, chi non è una, non arriva dalle guerre, perché devono spiegarmi perché dalla Nigeria vengono qua? Che guerra c'è in Nigeria? Che guerra c'è in Costa d'Avorio? Non c'è nessuna guerra, è un voler assaltare l'Europa, destabilizzare l'Europa, e questi sono i grandi, le grandi famiglie economiche che da sempre hanno governato l'Italia. E non solo l'Italia, naturalmente il mondo. Allora noi non possiamo farci carico di queste orde barbariche, soprattutto dobbiamo avere la forza e il coraggio di sostenere chi, come la Mara Bizzotto, ma come il nostro segretario federale, sta facendo una battaglia contro l'Europa, perché abbiamo visto che ha strangolato le nostre economie. I nostri giovani, mortificati con le loro lauree, vanno a lavorare in Australia, a raccogliere, fare i contadini in Australia. Non è questo il futuro che noi dobbiamo dare ai nostri figli. Dobbiamo dare un futuro dignitoso e non accogliere chi non ha diritto di venire sui nostri territori. Quindi la Lega è quella che dà le indicazioni sia all'Europa,
ma soprattutto noi vogliamo andare al governo per cambiare le regole di questo PD che ha distrutto il nostro territorio, ha distrutto la nostra economia, ha distrutto le nostre imprese, ha distrutto le nostre banche, perché la Banca d'Italia non ha vigilato su quelle che sono state la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, distrutte da chi? Dai signori di Roma, perché andava bene quando si distrugge l'economia, si distrugge, quando si distrugge la banca, si distrugge anche l'economia, e l'economia del territorio è il nostro lavoro e il futuro per i nostri figli. Grazie, a domani.